Nella vostra canzone ci sono tante contaminazioni musicali, no? Perché voi passate dalla musica elettronica, cioè di chitarra e rock, il ritornello è molto poco, no? Quindi, qual è il vostro punto di riferimento? Come definireste, diciamo, la vostra musica? No, in realtà, ci piace non prendere dei punti di riferimento, forse il punto di riferimento, la definizione giusta è la musica, cioè noi ascoltiamo tanta musica, ci piace in generale, quindi tutto ci influenza e ci ispira, e penso che nel brano si sente. Prima citavi Blingur, no? Che Sì, è stato uno dei protagonisti più a Musicultura negli altri anni e ha prodotto il vostro brano. inutile, sì. E tra l'altro fa parte del vostro album appena uscito. No, ha prodotto i due singoli precedenti all'uscita del disco che sono Nino ed Inutile, che è il brano. Invece per quanto riguarda il vostro album, È stato prodotto da Alessandro Donadei al Jedi Sound Studio si chiama? di Roma. Tornano sempre. Voi avete vinto Musicultura, Musicultura è un posto importante, negli anni ha lanciato tantissimi artisti, però ancora una volta, no, gruppi come il vostro, come tanti altri o come tanti altri artisti giovani fanno fatica ad emergere perché l'Italia in generale non offre molti palcoscenici per gli artisti emergenti. Questo no, è un dato di fatto, credo che voi possiate testimoniarlo. Sì, vabbè, in realtà è una situazione, un discorso molto, molto profondo, ci vorrebbe del tempo per spiegarlo. Io penso che anche il sistema si sia un po' ingolfato, il sistema spettacolo in generale, anche prima del Covid, era un fermo su anche determinate linee che non davano la possibilità poi alla flora e alla fauna dei musicisti in Italia che c'erano di emergere in qualche modo. Con questo premio che cosa, come intendete svilupparlo? Non so, c'è una vacanza piccolina, senza esagerare, e poi niente, suoniamo e sosteniamo il progetto in questo senso. Vi faccio una domanda al volo. Sì. Quando siete arrivati su questo palco per la prima volta, avete pensato sin dall'inizio che questa canzone era la più forte, quella che poteva No, portarvi alla mai, vittoria? mai, nemmeno alle audizioni. Grazie mille. Grazie a voi.